siamo su una delle vette del massiccio del Rosa, la Punta Agnifetti, che ospita il rifugio Capanna Regina Margherita, il più alto d'Europa, a 4.554 metri di quota. Il rifugio del CAI di Varallo è stato inaugurato a fine 1800 e ampiamente ristrutturato nel 1980. Per poterlo costruire vennero eseguiti alcuni lavori di appiattimento della cima. Il rifugio venne dedicato alla sovrana d'Italia dell'epoca. Il 14 luglio 1889 l'Assemblea dei Delegati del CAI approvava il progetto di costruire una capanna a oltre 4.500 metri per consentire ad alpinisti e scienziati maggior agio ai loro intenti di un ricovero elevatissimo. Nel 1890 fu scelto il luogo, la Punta Agnifetti, e fu dato inizio ai lavori. La capanna predisposta a valle fu trasportata dapprima con i muli e poi a spalla con un enorme lavoro a catena. Il rifugio fu inaugurato il 4 settembre 1893. Qualche giorno prima, il 18 e 19 agosto, vi aveva pernottato la regina a cui il rifugio era dedicato. Nel 1899 fu aggiunta la torretta destinata ad osservatorio meteorologico. In quegli anni Angelo Mosso aveva qui svolto importanti studi di ricerca. Nel 1903 a Londra il Consiglio Internazionale delle Accademie riconosceva la capanna Margherita istituzione di utilità scientifica e meritevole di appoggio. Nel 1976 il vecchio rifugio mostrava i segni del logoramento. L'anno successivo la sezione di Varallo, su incarico della sede centrale, diede inizio ai lavori per la nuova capanna che fu inaugurata il 30 agosto 1980. La struttura offre un servizio ristorante e un'ottantina di posti letto, ma attenzione perché spesso il sonno viene disturbato dal cosiddetto mal di montagna. Proprio per acclimatarsi, alcuni escursionisti prima di salire programmano una tappa intermedia, una notte alla Capanna Agnifetti o al rifugio Città di Mantova. Ma in questo luogo, dicevamo, è anche il laboratorio più alto d'Europa. Nel periodo estivo alcuni locali vengono adibiti a centro ricerche dove si avvicendano staff medici provenienti da diversi paesi del mondo. Ma attenzione, tra escursioni, momenti di riposo e di studio si può anche trascorrere qualche piacevole momento di lettura, perché alla Capanna Margherita c'è anche una biblioteca con oltre 160 titoli. Il distaccamento della biblioteca Italo Grassi è stato inaugurato il 6 agosto 2004. Infine, il rifugio nel 2005 è stato teatro di una performance artistica con il messaggio di pace, lanciato proprio dal Monte Rosa, dal pittore brasiliano Menelao Sete, nella giornata di lutto europeo per gli attentati di Londra. Yeah.